Da oltre 700 anni ad Orsogna si svolge la manifestazione dei Talami, questi quadri biblici viventi che ricordano e si ispirano alla Madonna del Rifugio. Una manifestazione che in questi 700 anni e più si è interrotta solo in occasione di una pandemia secoli fa, del terremoto, della guerra e del Covid. Quindi torna dopo 2 anni. Livia Ceccarossi, presidente dell'Associazione Culturale Talami di Orsogna. Si ricomincia insomma con questa bella manifestazione. Si ricomincia con l'entusiasmo dentro, magari un poco manifestato, però si ricomincia. È un segno per dire stiamo tornando alla normalità, stiamo tornando a vivere, riprendiamoci quello che ci è stato tolto. Come nasce questa tradizione? Questa tradizione nasce da un affresco di origini bizantine, per cui una Madonna dal volto scuro, che la mattina all'alba del martedì di Pasqua praticamente diventava di colorito chiaro, muoveva gli occhi, e questo per noi era un miracolo, il segno che la Madonna ci proteggeva e proteggeva la manifestazione dei Talami. Poi l'affresco si fu distrutto dalla guerra? L'affresco purtroppo con l'ultimo bombardamento è stato distrutto, ma diciamo la devozione alla Madonna è rimasta e quindi i Talami ci sono ancora. I Talami sono 6 più uno portato a mano. Sì, i Talami da qualche anno sono trainati da trattori, e l'unico che è rimasto come da tradizione a spalla viene portato dagli alpini, dal gruppo alpini, che oramai da 30 anni sono al nostro fianco, sempre più coraggiosi. Il tema di quest'anno è la pace. Il tema di quest'anno è la pace, da un'enciclica di Papa Giovanni XXIII, proprio perché stiamo vivendo un momento molto triste che ci avvicina a questi popoli che non hanno più una vita, non hanno più una casa, bambini che purtroppo stanno vivendo dei ricordi brutti. E quindi un forte messaggio di pace da Orsogna e dai suoi Talami. Sicuramente sì.